Siamo all'interno del bar GM, Pinuccio Grande di fronte a noi, ha riaperto da ieri dopo essere stato chiuso per quanto tempo, Pinuccio? Circa due mesi qua. Due mesi che sono stati abbastanza pesanti sotto tutti gli aspetti, anzi la domanda è, nel frattempo dallo Stato sono arrivate misure di sostegno? Al momento solo dei 600 euro. Per il mese di marzo? Per il mese di marzo, però stiamo aspettando per il mese di aprile. Le altre 800 euro che ci dicono che ci devono dare. Ecco, allora ci voltiamo un attimo per farvi vedere come in questo momento il bar si presenta. Per chi lo conosce ricorderà che in fondo alla sala c'erano dei tavolini a disposizione, così come c'erano dei tavolini in questa zona che invece adesso vediamo completamente sgombra di oggetti, mentre la novità sono delle strisce giallo-nere per terra che delimitano la zona riservata alla clientela e la separano da quella che invece non può essere calpestata per mantenere il distanziamento sociale. Queste sono le misure adottate, ovviamente in linea con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Come sta andando da ieri? Beh, insomma, non c'è tantissima affluenza e speriamo bene nei prossimi giorni che si risolva qualcosa anche a livello, diciamo, di consumazione, perché comunque anche il fatto che uno deve venire, prendersi la consumazione e portarsela a circa 25 metri di distanza oppure a casa, se la fanno a casa la colazione delle persone, non è un bene di prima necessità, quindi speriamo bene che passa la più breve possibile per tutti, diciamo. Spostandoci vediamo anche il dispenser di gel obbligatorio, così come i guanti che anche la clientela è tenuta a indossare. I clienti stanno rispettando le regole prescritte? Certo, sì, le rispettano alla grande. Forse siamo una delle poche città che ci stiamo comportando bene, ma come penso anche nelle altre città si comportano bene. Il rispetto è soprattutto il nostro. Siamo noi che ci stiamo rendendo conto della situazione e ce ne vogliamo uscire al più breve presto possibile. Allora, una cosa che notiamo è che in questo momento lei è solo nel locale, mentre il decreto prevede che ci sia una persona che consegna e una che curi la cassa. È una cosa che avverrà a breve, immaginiamo, però questo significa, ecco, voi siete a conduzione familiare. Chi ha personale soffre parecchio questa cosa in questo momento. Non, come fai in queste condizioni, come si fa a tenere anche il personale? Ma anche a stare in due persone, cosa dobbiamo stare a fare? Ci dobbiamo stare a guardare tutte e due? Non è quello il problema. Facciamo anche una piccola carrellata sul banco per vedere quanti cornetti in questo momento sono presenti. È un numero, diciamo, quasi imbarazzante rispetto a quello che eravamo soliti vedere prima. Quanto è calata la fornitura di cornetti da ieri a oggi? Tantissimo. In percentuale? Si può dire manco il 10%. Questo è il 10% di quello che ordinavate prima? No, è il 10% proprio minimo proprio, perché si può dire che non sappiamo manco cosa dobbiamo ordinare, perché la gente che viene e si deve prendere il cornetto e se lo deve mangiare fuori con il cappuccino o con il caffè, ripeto, sono condizioni insostenibili, cioè proprio imbarazzanti, anche per chi se la deve consumare fuori. Come fa? Deve tenere, mangiarsi il cornetto, come manco le zingari se la mangiano in quelle condizioni. Ovviamente ci sono anche, li vedete alle spalle del titolare dell'attività, le vaschette per l'asporto. Diciamo che in questo momento bisogna un po' fare ancora sacrifici, un po' da parte di tutti. Ma noi siamo pienamente d'accordo su questa cosa. L'importante, cioè io dico, anche bere anche all'interno, che cosa cambia? Se entra una persona o due persone alla volta, non dovrebbe succedere niente, mettiamo due tavoli senza sedie, uno se la fa in piedi, però se la fa la colazione in piena riservatezza e non per strada oppure essere obbligato ad andare a casa. Non cambierebbe niente. Ricordiamo anche... Le attenzioni sono più le nostre, perché noi
dobbiamo anche vivere su questo e dobbiamo anche convivere con questo virus. Ricordiamo anche che questo, come tanti altri, è un bar che insomma lega le sue fortune a istituzioni pubbliche aperte come scuole, in questo caso l'agenzia delle entrate che abbiamo accanto, e sono tutte chiuse, quindi anche questo incide molto. Certo, non c'è nessuno. Il personale qui. Da stamattina quante persone sono entrate? Da stamattina 3 persone. E quindi effettivamente è una situazione. Cioè, che cosa abbiamo lì? È una sperimentazione, potreste chiudere di nuovo? Senti, noi ce la mettiamo tutta perché diciamo abbiamo la voglia di lavorare e non di pensare sulle casse dello Stato, perché alla fine non ci ha mai dato niente nessuno. E noi personalmente, tutti i commercianti, non abbiamo mai chiesto niente a nessuno. Ci siamo sempre rimboccati le maniche e abbiamo sempre lavorato. Quindi speriamo bene che al più presto possibile possiamo tornare alla normalità.